Paolo, la mia prima domanda è: che cos'è esattamente Overblog? Overblog è una piattaforma di blogging che è nata nel 2004 in Francia. Di base è nata a Tolosa dall'incontro di tre fondatori appunto francesi che si sono incontrati però a Parigi. E da allora Overblog, che ha avuto la fortuna, diciamo, di nascere in un momento in cui probabilmente il mercato sentiva l'esigenza di un prodotto del genere, si è imposta in Francia come piattaforma di blogging più utilizzata. In un'infografica rilasciata da Mashable nell'ottobre del 2011, Overblog risulta essere il secondo social media, addirittura social medium, più utilizzato in Francia subito dopo Facebook. Questo perché Overblog ha delle funzioni, la vecchia versione di Overblog ha delle funzioni social native di community e forum che permettono a Mashable in questo caso di classificarlo come social medium. È comunque la piattaforma di blogging europea più grande al mondo come network, ha infatti un network di 32 milioni di visitatori unici al mese, fonte Comscore, e 2 milioni di blog esistenti. Questa vecchia versione di Overblog esisteva anche in Italia e ci sono 45.000 blog esistenti sulla vecchia versione della piattaforma e un network di 1,5 milioni di visitatori unici mensili. Questo per quanto attiene al passato, perché nel 2011, verso la fine del 2011, il team di Overblog ha deciso di ripensare il proprio prodotto da zero. A partire anche da un progetto di crowdsourcing nel quale sono state coinvolte 500 persone selezionate fra i blogger di 5 paesi europei, e a partire da questo progetto di confronto con gli utenti, raccolta di idee e brainstorming sociale, diciamo, si sono poste le basi per quella che è una nuova piattaforma completamente ripensata nell'ottica, diciamo, dell'integrazione in un panorama, quello del web, che è completamente mutato rispetto a quando la vecchia versione era stata ideata. Infatti, l'altra domanda che ti volevo fare è questa: ci sono state diverse piattaforme nel corso degli anni, alcune hanno chiuso, altre poi sono diventate più grandi. E come si inserisce Overblog nel panorama proprio di questo genere di realtà? Beh, come ti dicevo, per quanto poco conosciuta, forse in alcuni paesi, Overblog era una realtà assolutamente competitiva a livello di prodotto, però appunto negli anni il panorama è cambiato radicalmente ed è cambiato perché dal 2004 ad oggi sono subentrati dei player nell'ambito del web 2.0. Mastodontici che sono appunto i social network come Facebook e Twitter. In questo panorama, dove fra l'altro sono emersi nuovi player anche nell'ambito del blogging o meglio del microblogging come Tumblr, e quindi in un panorama dove ci sono grandi piattaforme consolidate come WordPress, Blogger e nuovi player già molto consolidati come Tumblr, ci si potrebbe chiedere che senso abbia pensare a una nuova piattaforma. In tal senso, a nostro avviso, la ragione per cui era possibile, sensato in realtà, e forse urgente, ideare una nuova piattaforma, un nuovo prodotto per blogger, era proprio quello di partire da un assessment delle mutate condizioni del panorama web e quindi costruire qualcosa che si integrasse in modo nuovo e finora impensato rispetto all'esistente, quindi in particolare rispetto alle altre piattaforme e ai social network. E infatti ti vorrei chiedere qual è questa integrazione. Parlavi prima della integrazione nativa con i social network. Mi potresti descrivere effettivamente un po' di più questo Sì, aspetto? dunque questa nuova piattaforma che effettivamente è stata rilasciata un mese fa negli Stati Uniti al Blog World Expo di New York,
appunto è stata pensata a partire da un'integrazione profonda e bilaterale di univoca con i social network. Quindi non solo integrazione a livello di condivisione e output dei contenuti, come usualmente ormai troviamo in tutte le piattaforme, ma anche e soprattutto, e questa è la grande novità, integrazione a livello di input, importazione dei contenuti. Mi preme insistere, diciamo, in maniera particolare su questo aspetto, perché ultimamente, in seguito alla release italiana di Overblog che ha avuto luogo, diciamo, circa 10 giorni fa, e alla discreta eco che abbiamo avuto sui media, si è parlato molto di Overblog, di questo nuovo Overblog come aggregatore. Quindi paragonandolo ad altre realtà esistenti come, non so, mi vengono in mente Rebel Mouse, Memolane, o lo stesso Time Kiwi, che diciamo è l'infrastruttura a partire dalla quale noi di Overblog eravamo partiti per costruire le funzionalità social della nuova piattaforma. In realtà, definire Overblog un aggregatore è molto riduttivo. Perché? E quindi entriamo nel vivo di questa integrazione. La colonna portante una delle colonne portanti a livello di funzionalità del nuovo Overblog è quello che noi chiamiamo social hub, sociale, quindi centro di snodo più che di aggregazione. Centro di snodo vuol dire di aggregazione e di partenza, cioè proprio a indicare un movimento che è non solo centripeto, ma è anche centrifugo per i contenuti in qualche maniera. Quindi, in questo senso, noi permettiamo agli utenti, attraverso la funzione social hub di Overblog, di importare i propri contenuti dai propri account sui social network secondo determinate regole avanzate e filtri che l'utente può impostare e trattarli esattamente alla stregua di blog post. Quindi non bisogna commettere l'errore di pensare che Overblog si limiti ad aggregare i contenuti e lasciarli là. I contenuti vengono aggregati, vengono trasformati in blog post e in quanto tali possono essere modificati, riveduti, arricchiti, integrati con nuovi contenuti dall'utente, nella maniera che preferisce. Quindi, in questo senso, il social hub è una funzionalità che consente al blog di rimanere vivo a livello di produzione di contenuti, anche in quei momenti in cui il blogger, per cause di forza maggiore, non ha modo diciamo, di stare dietro alla creazione di contenuti, ma consente anche di arricchire questi contenuti in mille maniere. Lì veramente il limite è soltanto la creatività del blogger. Quando il contenuto viene effettivamente ripreso, quindi arricchito, eccetera, poi le interazioni che si sviluppano su questo contenuto sono anch'esse, diciamo, aggregate, nel senso avvengono anch'esse sui vari social network oppure avvengono soltanto sulla piattaforma? Beh, è una domanda lecita e interessante, e mi permette di sottolineare che Overblog non è un social network in senso stretto, ma è una piattaforma di pubblicazione, un blog per proprio. Quindi, diciamo, le possibilità di interazione che derivano dalla creazione di un contenuto sono quelle usuali a cui siamo abituati, all'interno di un blog. Diciamo con qualche aggiunta, ovvero sia, noi abbiamo un'interfaccia di commenti nativa che, ovviamente, essendo nativa, consente una certa flessibilità all'utente dal punto di vista della moderazione e del trattamento dei contenuti di commento che vengono postati dagli utenti. Al tempo stesso, proponiamo delle funzionalità, diciamo, alternative, che sono l'integrazione con Discuss e Facebook Comments. O Facebook Comments, e quindi, come molti utenti sapranno, integrando Facebook Comments, cioè scegliendo questo tipo di plugin per la moderazione dei commenti, è possibile sincronizzare ciò che avviene a livello di commenti sul blog con quello che avviene nelle timeline delle persone. Quindi, in questo caso, il contenuto commentato viene trattato esattamente alla stregua di un elemento condiviso su una timeline, e la conversazione può proseguire su entrambe le piattaforme. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, abbiamo fatto tutto il possibile
per mantenere un alto livello di interattività e integrazione con i social network anche in fase di commento. Ma in questo caso si poneva naturalmente un problema di privacy. E questo, fra l'altro, mi offre, diciamo, la possibilità poi eventualmente di chiarire anche una questione che è stata sollevata di recente su qualche blog riguardo a questa materia. Cioè a dire, finché l'utente decide, secondo determinati parametri, filtri e regole da lui prescelte, come importare i propri contenuti, ovviamente non si pone alcun problema di privacy e di utilizzo degli stessi. Non sarebbe la stessa cosa nel momento in cui, diciamo, un utente, un blogger, scegliesse di importare contenuti altrui, in maniera indiscriminata e in particolare con i commenti che a volte possono contenere degli elementi sensibili, ecco, per così dire. Perfetto, poi ti volevo chiedere appunto un esempio, so che qualche cosa l'hai già detta, però ti vorrei chiedere un esempio proprio di user experience, no? Di Sì. utilizzo della piattaforma, molto lineare se possibile. Sì, ci proverò. Mi fa molto piacere perché, diciamo, anche in relazione a ciò che già esisteva, nel panorama delle piattaforme di blogging, quando abbiamo iniziiato a progettare e scrivere questa nuova piattaforma, apparentemente si sarebbe potuto pensare che, l'offerta per gli utenti era già completa. In realtà noi abbiamo voluto riunire in un unico prodotto, cioè abbiamo voluto creare un prodotto che riunisse in sé la semplicità di utilizzo di Tumblr, quindi la semplicità di utilizzo tipica di un social network a cui chiunque è in grado di accedere oggigiorno, anche le persone, diciamo, meno alfabetizzate dal punto di vista digitale, penso ai genitori, ai molti genitori che affollano genitori di una certa età o di un'altra generazione che affollano Facebook. Oggigiorno in Italia, quindi questo tipo di semplicità d'uso con la flessibilità di una piattaforma più evoluta, quindi uno strumento che permettesse con un editor molto semplice ma modulare di creare contenuti complessi e diciamo flessibili quanto bastasse per accontentare i blogger più smanettoni, diciamo quelli che hanno voglia di entrare in un codice HTML, modificare il CSS, aggiungere gli script, aggiungere i plugin. Tutto questo è possibile su Overblog in maniera assolutamente gratuita e aperta a tutti gli utenti, partendo però da una piattaforma che può essere utilizzata anche tale quale, senza alcuna, diciamo, senza alcun intervento tecnico particolare. E che soprattutto mette a disposizione degli utenti un editor di creazione dei post. Attenzione, non dico di scrittura, perché noi siamo voluti andare un po' oltre il concetto di scrittura e redazione per spostarci sull'asse della creazione del testo, come diceva del post, scusa, come diceva Giovanni Scrofani di Gilda 35, molto molto acutamente. Overblog diciamo, ha stabilito un passaggio da textual blogging a visual blogging, quindi un approccio molto più creativo, molto più visuale, che permette appunto di affrontare la creazione di un post in maniera meno, fra virgolette, editoriale. Ok, quando qualcuno vuole pubblicare quindi con Overblog, che cosa deve fare e quali sono i passaggi che si ritrova davanti? Quali sono le possibilità che ha di integrazione con quali social network specialmente? Ok, perfetto. Diciamo, ci sono due possibilità fondamentali. Quindi, come dicevamo prima, connettere le fonti dai social network e lasciare che esse vengano importate e ripubblicate all'interno del blog, come dicevo prima, secondo parametri e filtri. In questo caso basta collegare, connettere la fonte diciamo, dalla pagina, dalla dashboard, dalla home page del proprio backend Overblog. Oppure entrare nell'editor di creazione dei post. In realtà abbiamo due editor, un editor molto semplificato, molto carino, diciamo Tumblr style, che noi chiamiamo Flash Post,
e che diventerà anche il classico bookmarklet da integrare nel browser, quindi per fare il clipping dei post, oppure Perfetto. un editor più completo che personalmente amo moltissimo, quello che definivo prima un editor modulare, quindi composto a sezioni attraverso le quali è possibile pubblicare diverse tipologie di contenuto, quindi testo, link, foto, video, audio, mappa, codice Perfetto. HTML, quindi qualsiasi genere di scritto. Queste sezioni possono essere aggiunte in maniera appunto modulare, come dicevo, l'una di seguito all'altra, e poi essere riposizionate con drag and drop in modo da spostare come dire, modificare l'apparenza di un post e piegarlo completamente alle proprie esigenze. E in questo senso c'è questo aspetto di visual blogging che citavo prima con le parole di Giovanni. Quali sono quindi i social con cui si integra? Attualmente, allora diciamo potenzialmente tutti i social network che hanno rilasciato le API pubbliche e che permettono la sincronizzazione in real time. Nella fattispecie, in questo momento la sincronizzazione è possibile con Facebook, con Twitter, con Instagram, con Foursquare, con YouTube, e Flickr. Arriveranno a breve Pinterest. Se Google Plus rilascerà le API come hanno detto, arriverà Google Plus, e così via. LinkedIn anche in previsione. E la sincronizzazione è proprio in real time, quindi diciamo nel momento in cui posto uno status update che corrisponde alle regole di importazione che ho preventivamente impostato su Overblog, questo post compare anche su Overblog. Per esempio, per fare un esempio diciamo pratico proprio delle regole che è possibile impostare, nel mio caso ho connesso Twitter stabilendo che non vengano mai importate le mention, le replies e i retweet, perché dal mio punto di vista è importante mantenere una certa linea editoriale, quindi non voglio che siano importati all'interno del mio blog personale diciamo degli elementi che possono sembrare estrapolati da conversazioni e quindi diciamo in mancanza del contesto in cui sono nati non essere comprensibili. Chiarissimo, chiarissimo. Un'altra domanda, Overblog sarà mai a pagamento? Assolutamente no. Ovvero sia, da sempre noi desideriamo che gli utenti possano accedere ai nostri prodotti in maniera completamente gratuita. Quello che facciamo già da tempo sulla vecchia piattaforma è proporre poi una serie di funzionalità premium, ma voglio dire tutte le funzionalità base, che io sto usando personalmente in questo momento sono accessibili in modo assolutamente gratuito. Verranno rilasciate in futuro delle funzionalità premium, come ad esempio la possibilità di acquistare il proprio dominio, o estendere determinate, possibilità, diciamo per esempio nella selezione dei temi, immagino, ma tutte queste cose devono essere ancora, stabilite con precisione. Quindi in realtà, mi è difficile fare delle dichiarazioni, come dire, chiare in questo senso. Comunque la piattaforma sarà se sempre gratuita. Quindi qual è il vostro modello di business? Il modello di business è quello dell'advertising, quindi la distribuzione di pubblicità in target contestuale all'interno dei blog che sono come sempre catalogati e taggati secondo determinate categorie. Ma qui diciamo, mi preme sottolineare la particolarità di Overblog che già da anni propone agli utenti un modello di revenue share, per cui se l'utente liberamente e del tutto opzionalmente decide di ospitare le pubblicità all'interno della piattaforma e voglio dire del proprio blog, e ribadisco, non c'è alcun obbligo in questo senso, cioè l'utente può scegliere di non avere pubblicità sul blog. Se lo sceglie, noi offriamo un programma appunto di condivisione dei ricavi con il blogger stesso, perché è lui che produce i contenuti. È lui che crea e veicola il traffico sulla propria pagina e quindi è giusto condividere con lui in una logica win-win che da sempre ha informato, diciamo, i nostri prodotti e la nostra attività. È giusto, corretto e
pressoché inevitabile, direi, dal nostro punto di vista, condividere questo guadagno con lui. Senti, quindi ci sono prospettive di future implementazioni, migliorie, cambiamenti? Puoi anticiparci già qualcosa? Assolutamente sì. Allora, anzitutto preciso che siamo ancora in beta. Attualmente siamo alla release 1.0.1 beta. Tra qualche giorno, più o meno una settimana, sarà rilasciata la versione successiva, credo la 1.0.2, se non mi inganno, nella quale fra l'altro saranno apportate molte migliorie all'interfaccia nativa dei commenti e al social hub, con un'aggiunta di filtri ancora più avanzati rispetto a quelli rilasciati nella versione attuale. Dopodiché saremo in beta fino più o meno alla fine dell'estate. Dopo l'estate rilasceremo la versione 1, nella quale saranno, diciamo, finalmente disponibili le funzionalità per la monetizzazione dei propri contenuti attraverso l'inserimento delle pubblicità, un'interfaccia di statistiche. E probabilmente in futuro, insomma, aggiungeremo nuove funzionalità. Sicuramente aggiungeremo delle funzionalità a livello di network interno, quindi la funzione reblog, e alcune funzionalità che permetteranno, diciamo, di sfruttare al meglio la permanenza all'interno del network e l'interazione con i blogger che fanno parte del network, che mi sembra molto importante. Continueremo nello sviluppo di nuove funzionalità sul social hub. Come dicevo, rilasceremo il plugin, l'estensione per i browser, in modo che Overblog possa essere ovunque e possa consentire una, diciamo, una perfetta integrazione con, appunto, con i più diffusi modelli di navigatori per il web. Un'ultima domanda, quali sono le prospettive o gli obiettivi per i prossimi 6-12 mesi? Beh, sicuramente continuare a crescere a livello di utenti che scelgono la nostra piattaforma con i ritmi incredibili che abbiamo avuto in questo primo mese. Abbiamo, insomma, una cifra molto soddisfacente di blogger che hanno scelto di aprire un blog sulla nostra piattaforma, anche grazie probabilmente al feedback molto positivo che abbiamo avuto negli Stati Uniti da blogger come Robert Scoble, Jason Falls e comunque i feedback che abbiamo avuto anche in Europa, che sono stati molto, molto buoni. Vogliamo continuare a sviluppare, a rendere il prodotto sempre migliore, sempre più stabile. Quindi mi preme sottolineare, insomma, per tutti quelli che lo provano a partire da oggi, che si tratta di un prodotto in fase beta e che quindi può solo migliorare. Siamo sempre, sempre molto contenti di ricevere feedback da parte degli utenti attraverso tutti i canali social sui quali siamo attivi, e quindi Facebook, Twitter, ovviamente. E dato che questo progetto è nato con un forte DNA sociale a partire da questo progetto di crowdsourcing che si chiamava Future of Blogging, che ha dato vita poi a dei gruppi su Facebook di confronto e collaborazione che sono tuttora attivi. Diciamo, a partire da questa premessa vogliamo continuare in questo senso, continuare a captare in maniera forte la direzione in cui si evolve il web, che ormai 2.0 fino al midollo, quindi non ha più nemmeno senso definirlo in tal modo, e proseguire sul nostro cammino, ecco, diciamo, nella massima trasparenza nei confronti dei blogger, degli utenti, e cercando di mettere a loro disposizione il prodotto migliore che ci è possibile fornire. Perfetto, Paolo, io ti ringrazio veramente tantissimo di essere stato con noi stasera. Grazie a te, Maria, per questa occasione.